Ciao, ed eccoci qui con il video dei preferiti del mese precedente, quindi del mese di dicembre. Da dove comincio? Lo so che dico sempre questa frase, ho tantissime cose da dove comincio, ma è vero. Allora, cominciamo dai blush. I blush mi sono piaciuti tantissimo questi due. Il primo è il Dior Blush L866 della collezione State of Gold e il Guerlain, il rose, il Morning Rose, che è lo 01. Questo qua è appunto di Guerlain, beh, a parte il profumo di violetta che sapete che adoro, è quello che indosso anche in questo momento, è un rosa veramente molto delicato, quindi è consigliato per le persone che hanno la pelle molto chiara come la mia o molto scura perché appunto si vede. Le persone che hanno secondo me la pelle un po' così probabilmente si vede poco, oppure se desiderate un blush rosato molto delicato, questo è perfetto, lo adoro. Invece di Dior, l'866 è questo che è un mauve e ha all'interno dei glitterini sull'oro, però non si vedono. Cioè, una volta che comunque l'avete steso, rimane opaco, non rimane shimmer o cos'altro. L'eyeliner, beh, questo qua di Kat Von D l'ho finito e questo qua è uno nuovo perché appunto adesso andrà nel video dei prodotti finiti. Poi vabbè, le mie due matite, la Indigo e la 0% di Deborah, la nera, che adoro la follia, è sempre lui, il mio primer preferito, questo qua diventerà appunto anche il mio prodotto top del 2015, è un correttore primer del Match Perfection di Rimmel, lo 01. Di mascara ho usato questi tre mascara qua, questo qua di Deborah sempre lo 0% che sta finendo, mi sta abbandonando, questo qua di Kiko che è il nuovo e ha uno scovolino un po' particolare perché è fatto piatto e rotondo, cioè bisogna prenderci un po' la mano perché ci si sporca facilmente, appunto avendo una forma diversa nelle varie angolature. Mi piace perché pulisce le ciglia e le fa belle separate, però non è allungante, quindi se volete un effetto allungante vi consiglio più questo. E anche questo qui, che è quello che indosso in questo momento, è il Maybelline Lash Sensational. Anche questo qua fa le ciglia molto separate, però come lunghezza preferisco sempre questo qua di Deborah. Poi, crema corpo, questo mese non ho usato quella al miele, ma ho usato questa qua, la cannella, sempre di Mediterranea, della linea Natura, arancia cannella crema corpo. Sto usando il bagnoschiuma, sto usando appunto la crema corpo, ho anche la candela e la saponetta che però non ho ancora usato. E è buonissimo, sì, anche questa si asciuga rapidissimamente sul corpo, cioè appena voi la stendete si asciuga subito, sono delle creme eccezionali. Come crema corpo io vi consiglio assolutamente questa se volete una crema super super ad assorbimento rapido. Poi come fondotinta ho usato tantissimo questo qua, che è il Perfect and Natural di Deborah. E poi ancora il mio Chanel, quello in polvere, che è il Vita Lumière, che adoro, tutte e due. Palettine contouring, questa qua di Diego Dalla Palma, ho fatto anche un tutorial, se volete qua sotto ve lo lascio, che è appunto questo contouring. Mi è piaciuto tantissimo e continuo ad usarlo. Palettina di Kiko Occhi, questa qua. Ops, il pennellino. Molto neutra, la uso tutti i giorni. È la Reckless Spirit, è la 01, sui toni naturali. Oppure la Naked Basic, anche questa qua, come vedete. È tutta bella martoriata, ormai ho toccato le cialde, il ferro in tutte. E poi invece quando volevo un colore un po' più intenso, ho amato alla follia questa palettina Dior che è della nuova collezione natalizia State of Gold, la 886. Vi ho fatto anche un tutorial proprio su questa palettina perché ha questo colore che è un rosso viola rame stupendo che rende super intenso l'occhio. E tantissime di voi l'hanno comprata e in tantissime mi hanno detto che appunto si sono trovate benissimo, anche perché le palettine Dior scrivono tantissimo. Ecco, chiusa parentesi. Sulle labbra, questi quattro prodotti ho usato sempre. Questo che indosso in questo momento è il Guerlain della linea natalizia, che è l'M72.
questo rosso labbra naturale. Questo qua di Benefit, che è il burro, quello labbra sui toni del rosso, che colora veramente pochissimo. Quando volevo le labbra super intense, rosse rosse, usavo questo qua di Shiseido, che è la tinta RD501, che è appunto questo rosso super pazzesco. E quando volevo delle labbra rosso nudo, però ancora più tendente sul rosa, usavo questo qua di Dior Matte 430, anche questo qua l'avete visto in tanti video. Ah, nel video del tutorial di questa palette Dior avevo appunto questo rossetto, quindi l'avete visto poi in tanti altri video dove lo indossavo. Poi sto usando questa crema qua della Labo, che è la Transdermic Antirughe 2. Buona, ottima, ne ho usata già parecchia. Ecco qua, perché sarà tipo un mese e mezzo che la sto usando. L'unica cosa è che io in questo momento ho bisogno di una crema un po' più forte, un po' più idratante, perché infatti in questa parte qua, soprattutto sotto, mi si vedono un po' le pellicine, cioè non è abbastanza idratante per me in questo periodo. Infatti adesso ne utilizzerò un'altra, questa qua la terrò magari per un periodo in cui farà un po' più caldo. Meno freddo, non un po' più caldo ma meno freddo. Poi per i capelli sto usando questo, che ormai lo sto finendo, perché tenendo sempre i capelli ricci in questi 2 mesi più o meno, ho tenuto quasi sempre i capelli ricci, e quindi sto usando sempre questo qua, mi sto trovando benissimo, che è l'Ever Curl di L'Oreal, solfati free, tutte queste cose qua, è la linea un po' più curata, diciamo, di L'Oreal. Questo qua l'avevo preso in America e mi piace il profumo, mi piace come lascia i capelli. Fra questo e l'altro, quello che uso sull'oro, mi piace molto di più questo, anche perché quello che uso sull'oro, sul color beige dorato, non mi piace per nulla l'odore, e tra l'altro rimane anche molto sui capelli. Infatti lo uso alternato ad altri, proprio perché non mi fa impazzire. Poi invece, come profumi, questi due, è ritornato Hypnotic Poison di Dior. Questo penso che lo usavo, che avevo tipo 20 anni, 19, 50 anni fa praticamente, ecco, non ho neanche più voce. Sì, lo usavo tipo 50 anni fa, poi ha ricominciato ad utilizzarlo mia mamma, facciamo da 2-3 anni, e adesso ogni tanto mi piace riprenderlo, perché ogni volta che torno a Milano lo sento su di lei, quindi mi torna la voglia di usarlo. È sempre un grandissimo classico, è un profumo, uno dei più buoni che ci sia sulla faccia della terra secondo me, anche perché questo o lo amate o lo odiate, e io lo amo, e quindi in questo mese mi è piaciuto molto questo, anche perché comunque è un profumo molto importante. L'altro profumo che ho usato tantissimo, che continuo a usare quasi tutti i giorni, ed è difficile per me utilizzare lo stesso profumo tutti i giorni perché sono pigra sui profumi. Questo qua appunto è di Reminiscence, Les Notes Gourmandise, ed è... Ah, molti di voi mi hanno chiesto qual è. Questo è l'Heliotrope, ecco. Allora, questo è fico, eliotrope e vaniglia. Il profumo che voi sentite all'inizio è molto dolce, è vanigliato, è molto coccoloso, e sentite quasi una nota di, almeno io sento una nota di liquirizia, e subito dopo questa nota calda di liquirizia si trasforma in una nota borotalcata dolce. Quindi anche qua, se vi piacciono i profumi borotalcati, dolci, vanigliati, sì, se no no, diciamo che appunto come famiglia ci siamo, sono entrambi molto dolci, molto borotalcati, molto, molto caldi, molto vanigliosi, molto avvolgenti. Ecco, un profumo che si sente, non è di quelli così che evapora subito. E niente, questi sono tutti i prodotti, sì, miei preferiti del mese di novembre. Spero tanto di avervi tenuto compagnia. Se avete provato qualche prodotto di cui vi ho parlato adesso, scrivetemelo qua sotto, così sappiamo anche i vostri pareri, come vi siete trovati, se vi siete trovati bene o se vi siete trovati male. E niente, un bacio grosso, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Voglio farvi vedere tutto quello che ho ricevuto a Natale. Dovrebbero essere tutti questi regali. No, non dovrebbero essercene altri, comunque casomai vi aggiornerò come sempre.